Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova caccia di Monster Hunter 3 Ultimate. Oggi andremo a caccia di un Aratian, ossia un drago, il primo vero drago. È una femmina, anche se non che questo possa cambiare molto la situazione, visto che sempre di un drago si tratta. Conviene portarsi dietro un po' di oggetti, volendo sarebbe buono avere anche qualche antidoto, visto che c'è un attacco che viene effettuato con la coda del drago che è in grado di creare lo stato veleno. Noi qua prendiamo un po' di tutto, c'è un coltello da lancio che non serve a granché in realtà, e c'è in effetti l'antidoto, ce ne sono due. Che ci vengono forniti dai cacciatori, dalla gilda dei cacciatori. Se vogliamo portarne dietro qualcuno in più, forse è meglio, però insomma, la cosa dovrebbe andare abbastanza a posto, visto che non è un attacco così frequente. Ok, il nostro mostro l'abbiamo visto durante questa presentazione in cui si andava a mangiare un erbivoro. E poi, per una volta, non lo troviamo sul luogo del misfatto. Ci dirigiamo quindi verso la caverna, sperando che sia lì. Ed eccolo, in effetti, eccolo qua. Si accorge di noi, diamo una bella ditata sul touch screen del gamepad e ci becchiamo questo urlo in piena faccia che ci dà qualche momento di stordimento. Il mostro, come abbiamo visto, vola, ovviamente essendo un drago, e sputa fuoco. In questo caso ha lanciato addirittura tre sfere di fuoco. La cosa positiva è che il suo fuoco è composto da una palla o più palle che vanno in linea retta verso l'obiettivo, quindi di fronte a lui. Se noi riusciamo a rimanere un pochino defilati, non dovremmo avere grossi problemi. Seppur il martello sia un'arma decisamente valida contro nemici corazzati, abbiamo visto che le ali sono una zona in cui difficilmente riusciamo ad andare a fondo col colpo. Per esempio, in questo caso, in pratica il martello rimbalza su di esse. Quella è la coda velenosa, ovviamente non dà problemi se viene soltanto se ci camminiamo solo addosso, ma dà problemi solo se viene effettuato un particolare colpo che vede il Radian salire verso l'alto e poi dare un colpo di coda verticale, esattamente questo. Infatti ci ha preso. Ora utilizziamo uno dei due antidoti che ci sono stati gentilmente offerti e per ora continuiamo a randellare, o quantomeno a provarci, visto che abbiamo due o tre ammazzate a vuoto con il drago davanti. Il drago ora sta lasciando l'area, possiamo dare una piccola occhiata vedendo, cercando di capire dove sia andato. Dopo esserci fatti qualche giretta a vuoto, visto che noi non siamo soliti utilizzare la palla pittura, e non è una cosa di cui ci vantiamo, è che siamo veramente dei
pigroni, che eravamo abituati bene con la maschera di Cha-Cha, che individuava sempre il bersaglio. Ecco, qui ci è andata estremamente bene, perché quell'animaletto lì, quella sorta di gatto che si è voluto fregare una nostra cosa, si è beccato, istinto divina, una palla di fuoco che era diretta a noi. Per una volta è andata decisamente alla grande. Ora, se guardate bene, la bocca del drago continua ad essere infuocata. Questo vuol dire che lui sta caricando, o comunque è pronto per essere sparato, il famoso colpo che spara tre palle di fuoco. Eccolo, infatti, grazie al cielo è andato a vuoto. Prima nel frattempo abbiamo tirato una patta, ecco, questo è andato meno a vuoto. Ricordatevi sempre che se siete in fiamme e fate una capriola all'interno di uno stagno d'acqua, comunque di un ruscello d'acqua, spegnete immediatamente, mentre di solito servono 2-3 capriole. Perfetto, qui veniamo presi e morsicati da questo dannato mostrone. Muovetevi più che potete a destra e a sinistra per liberarvi. Recupero vita, Cha-Cha ci fa un bel regalo dandoci in automatico questo coso, facendoci questa danza e regalandoci nuovamente piena energia. Attenzione al fuoco. Utilizziamo una mini cote, visto che avevamo già avuto qualche problemino con l'acutezza del martello. Questo continua a sparare fuoco, va bene, non è un problema, se finché lo spara da un'altra parte, sbaglia mira, è una bellissima cosa. Questo era un po' più difficile evitarlo, visto che era tutto un drago che stava arrivando addosso. Qui cominciano i guai, nel senso che ora Cha-Cha ci fa un regalo dandoci un colpetto e risvegliandoci dallo stordimento. Un grosso problema è che, vabbè, il drago adesso qua c'è nuovamente avvelenato con quell'attacco. Dicevamo, il più grosso problema di questo Ratian, è che riesce a colpire molto spesso più volte lo stesso personaggio. In pratica, se si rimane chiusi in un angolino, è facile rimanere travolti da 2 o 3 attacchi, e se le energie non sono al massimo, la situazione può prendere decisamente una brutta piega. Ora lui si è nuovamente spostato, ora vediamo dove si è andato a ficcare. Dovrebbe essersene andato nella zona 2, se abbiamo visto bene. Facciamoci una corsetta, tanto da vedere se è realmente lì. E infatti eccolo di nuovo, ci dà il benvenuto con una palla di fuoco che per fortuna va a vuoto. Ora ce ne spara un'altra che per fortuna va a vuoto anch'essa, e noi lo salutiamo a martellate. È un rapporto idilliaco al nostro. Cha-Cha utilizza la sua maschera per combinare non si sa bene cosa, e noi riusciamo a mancarlo in un modo un po' strano. Questo è stato un colpo che ci rende onore aver evitato, e ora una bella martellata sulla testa per ringraziarlo. Bava la bocca, un buon segno. Qualche colpo extra dato in testa sta continuando a stordirlo, insomma sembra andare tutto abbastanza bene, a parte che sta carica un po' così, che però come vedete lo ha già fatto cadere. Qui c'è stata una palla di fuoco che però non è in realtà partita, e qua ci facciamo prendere dall'entusiasmo e andiamo a prendere a martellate questi formiconi
che di solito rilasciano dei materiali piuttosto rari. Non è che siamo impazziti, siamo andati a caccia di formigiani, c'era un drago che ci inseguiva, era proprio voluto in realtà, ma ora le cose sono lì per terra, però le lasciamo un attimo lì proprio per farci travolgere con gioia dal nostro. Ok, lui ora se ne sta andando, quindi raccogliamo. Oddio, questa non era così rara in realtà, ma vabbè, l'importante è sperarci. Prima di andare di nuovo ad affrontare il nostro Ratian, la nostra signora, ci facciamo un piccolo giro per vedere se riusciamo magari a raccogliere qualche materiale. Poi vabbè, ci facciamo prendere dei formiconi, quindi forse... Perfetto, immondizia e immondizia, perfetto. Avevamo una possibilità su 10 e per ben due volte abbiamo creato qualcosa di inutile, fantastico. Non vedevamo l'ora. Lacrime di inverno. Allora, nuovamente qui a prendere botte. Siamo stati allontanati forse da Ciacciani, non abbiamo capito benissimo il... Ora, presi dalla foga, gli abbiamo tirato una palla pittura, gli abbiamo colorato il sedere, tanto per vedere dove può andare, visto che di solito sono proprio i mostri volanti quelli più difficili da seguire. Ale, una codata, quasi un'altra. Ale. Allora, stazione, siamo pure storditi, veniamo travolti. Beh, è una situazione direi idilliaca. Un po' di cose che sono portate a sé. La vicinanza ci ha portato ad evitare questo attacco. Non questo, ci stavamo curando. Vabbè. Capita più spesso di quanto si pensi di essere lì per curarsi e poi di prendere immediatamente una bastonata. Ecco, perfetto, siamo stati avvelenati, antidoto non ne abbiamo più, siamo anche storditi. Vediamo cosa si può fare. Un bug in realtà non serve per il veleno, solo per gli status alterati. Ottimo, ottimo e fantastico. Siamo stati stracaricati da questo Ratian ed eccoci qua, belli per terra, a ripensare ai nostri errori. Per fortuna le missioni Monster Hunter Tri-Ultimate, sì, non terminano con la morte, tra virgolette, lo svenimento del personaggio, in quanto bisogna, per far fallire una missione bisogna che scada o il tempo, in questo caso 50 minuti, oppure che si venga messi KO per ben 3 volte. Ovviamente se si viene più volte si viene messi KO, più diminuisce il premio che viene fornito dalla gilda e che quindi corrisponde ai soldi che ci mettiamo in tasca. Ora noi siamo partiti bene alla carica, visto che Ratian è ancora qua nella stessa zona di prima. Ferito è ferito, è anche bello, bello battagliero, ora c'è stordito di nuovo. No, non è che non vorremmo ritornare di nuovo al campo base, quindi ci prendiamo una mega pozione ora che abbiamo un momento di pausa. Recupero vita, beh, questa è un'ottima cosa, un ottimo regalo di Ciaccia. Qui stiamo attenti alla coda più che altro.
nuovamente storditi, ottimo. Ora lui sta alzando i tacchi e dovremmo cercare di capire dove sta andando. Per fortuna dovrebbe avere ancora la palla pittura, che quindi ci indica velocemente in quale zona si è andato a posare. Lo ritroviamo nella zona 2, quindi vicinissimo al campo base, e lo salutiamo martellata anche stavolta. Ora lui è momentaneamente fermo, quindi è un buon momento per colpirlo. Poi ovvio non è così semplice, in quanto è un mortal con degli attacchi particolarmente potenti e anche, eccole, nuovamente avvelenati. L'insetto amaro invece potrebbe, è una cura al 50% del veleno, per una volta è andata bene, quindi abbiamo risolto abbastanza rapidamente questo problema. Martellate in testa ormai, come avete visto, gliene abbiamo già date a sufficienza. L'abbiamo anche un po' stordito, ma ce ne vuole insomma per buttare giù questo mostrone. Ora lo vediamo barcollare in modo davvero davvero tosto. Adesso riusciamo anche a stordirlo prima che scappi. Però nonostante questa martellata gigante sopra la testa, il mostro è piuttosto recidivo dall'andare a terra. Proviamo un po' a inseguirlo, ma tanto raggiunto un particolare spot dell'area, lui spicca dal volo e ci saluta. Il mostro si dirige dinanzi a noi, quindi forse verso l'area 5. Prendiamoci l'ultimo pronto soccorso, tanto poi i pronto soccorsi e le razioni li dobbiamo sempre restituire alla fine delle missioni, quindi intanto vale usare quelli piuttosto che un oggetto invece dell'inventario comune. Ma vediamo, sempre si barcolla sempre più. Attorno non abbiamo nessun nemico particolare. Gli abbiamo rotto qualcos'altro, ora non riusciamo bene a capire dove sia il danno, però si è visto chiaramente la caduta di qualche pezzo di armatura del mostro. Ora non ci meraviglieremo se tra un po' decidesse di nuovo di andarsene, visto che è messo molto molto male. Che infatti sta andando via, sì. Si dirige di nuovo verso il suo spot per prendere il volo. Le ali, forse abbiamo già usato un po' un'ala, sì. Adesso suono di martellarla. Ok, 99 su 100 si starà dirigendo verso l'area 7. Che è l'area, scusate, 8 se non andiamo errati, che è, sì esatto, l'area 8, che è la zona in cui i Ratian vanno a riposarsi quando sono particolarmente stremati. Ora questa è l'area di passaggio, qui non c'è ancora, ci arrampichiamo sopra questo grosso gradino per arrivare al nostro mostro. Pensavamo di trovarlo a dormire, in realtà no, in realtà non aveva ancora sonno probabilmente. Dobbiamo continuare a colpirlo ancora per un po'. Prendiamoci una piccola cura, visto che vabbè, ok,
E anche il Rapian, nonostante ci abbia messo KO una volta, lui è andato anch'esso a terra. Vediamo di raccogliere le nostre tre parti. Scaglie di Rapian. Ok. Tanto che quel ci dà fastidio, c'è sempre, ci mancherebbe altro. Beh, allora, che dire, Rapian è un mostro abbastanza coriaceo. La cosa migliore, la cosa più importante che bisogna, a cui bisogna stare attenti, è di non farsi mettere all'angolo. Come avete visto, una volta messi all'angolo è davvero difficile sia uscirne che addirittura rimanere in piedi. Quindi speriamo che il nostro KO vi possa servire di lezione. Dopo questo mostro ne affronteremo un altro che secondo noi sarà addirittura il più complesso incontrato fino ad ora, cioè un Giginox. Un mostro particolarmente anche brutto e schifoso in realtà, ma con un potere di veleno molto, molto più alto di questo. In attesa di quel video, noi intanto vi iniziamo a salutare. Vi consigliamo di fare un salto dal fabbro per migliorare il più possibile le vostre armature prima di affrontare questi mostri. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti e buona caccia!